è forte, è pazza, è fatta all'incontrario. Che noia qui in città, voglio scappare via. Allora che si fa? Cerchiamo insieme un posto come sogni tu, dove tutto è folle e non ti annoi più. Lo voglio adesso, ma questo posto esiste già. La notte va e il mondo cambierà. Facciamo festa in città e sotto sopra correrai. Insieme a noi vola la wayside, vola la wayside. La notte va e il mondo cambierà. Facciamo festa in città e sotto sopra correrai. Insieme a noi, insieme a noi. Vola la wayside, wayside. Vola la wayside, wayside, wayside. Il giorno di San Valentino. Spaventato? Io? No, è che ogni volta che mi fai gli auguri per un'occasione speciale succede qualcosa di brutto. Sul serio? E cosa? Buona giornata delle bandiere! Io ne ho una per tutti! Buona giornata degli alberi! Io ho un albero per tutti quanti! Buon carnevale! Io ho uno scherzetto pronto per tutti quanti! Lo sai, hai ragione, ma è troppo bello festeggiare queste ricorrenze, ora basta festeggiare! Perché oggi è il giorno di San Valentino, e come si può celebrare l'amore Allora! Non lo so, forse con qualche cioccolatino? Qualcosa di semplice e soprattutto di indolore. Sì, ma l'amore non è mica semplice, Todd. No, è terribilmente complicato. Non è come mostrare una bandiera o piantare un albero o farsi una risata perché hai preso la scossa prima di finire lungo su un cuscino molto particolare. Ora basta con i ricordi. Beh, se i cioccolatini non sono abbastanza drammatici per te, allora ci vorrebbe qualcuno travestito da Cupido che ci scaglia addosso una freccia. No, ti prego, ho già pensato, ho già fatto. A quanto sembra non è per niente facile festeggiare il giorno dell'amore. Forse è veramente troppo complicato, Dana. Non si possono costringere le persone ad innamorarsi di qualcuno. Le persone ad innamorarsi di qualcuno. Certo! Questa è un'ottima idea, Todd! Oggi è San Valentino! E allora tutto quello che devo fare è trovare due persone e costringerle ad innamorarsi l'uno dell'altra. Adesso prendo gli attrezzi. Allora, chi scelgo adesso? No! Niente! Capo, rispondi, Cupido. Obiettivo secchio della spazzatura, chiudo. Ricevuto. Guarda, una monetina. Ai! Ehi, Todd! Guarda, hai perso la freccia dell'amore. Cosa? Ma quella non è la mia freccia dell'amore, qualunque cosa sia. Tieni, prendila tu. Ah, Todd! Per me? Sei un vero tesoro! Oh! Io credo proprio di aver appena trovato la coppia perfetta! Ehi! Si spostano di nuovo i muri! Dana, perché stai spingendo il mio banco? Io non ho spinto un bel niente. Tu ti stai spostando semplicemente grazie al grande potere dell'amore. No, ma quale potere dell'amore? Sei tu. E come faccio a saperlo? Perché ti vedo, tu sei lì sotto e stai spingendo come una forsennata il mio banco. Ecco, buongiorno di San Valentino! Ciao, Todd. Ah, non farmi male! Farti male? Ma dimmi, quando mai ti ho fatto male? Oh! No, ma che cosa stai dicendo? Non preoccuparti, voi due avete soltanto bisogno di stare più vicini. Ehi, noi siamo troppo vicini, troppo vicini!
stata la mia schiena? No, Todd! Quello era il battito del tuo cuore che pulsa solo per Maurizio! Ma che bella coppia! Qui Cupido chiama capo! Rispondi, capo! Hai forse dimenticato di tirarmi giù? Mi ricevi? Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Ehi! Che cosa sono queste urla? E tu chi saresti? Aspetta, no, non dirmi niente! Io lo so! Tu sei il mio angelo custode, non è vero? Il suo cosa? Gli angeli custodi proteggono la gente. Questo significa che io posso fare qualunque cosa, tanto ci sei tu in giro pronto a salvarmi. Troppo bello, potrei anche saltare giù da un albero e tu mi salveresti, giusto? Ecco, io non ne sarei così sicuro. In effetti oggi dovrei occuparmi della festa di San Valentino. Sì, certo. Allora tieniti pronto, angelo custode. Accorri subito al mio salvataggio! Mi hai salvato davvero! Grazie, angelo custode! Ecco! Di niente? Ehi! Allora, oggi studieremo una lingua straniera. Qualcuno di voi sa forse quale lingua si parli in Francia? L'inglese! Molto bene, Steven! Ora in inglese finestra si traduce con window. Quindi, se dicessi guardate tutti verso the window, dove vi voltereste? E sta attenta! Molto bene! E se adesso io vi dicessi door? Oh! Bravissimi, alla porta! Ragazzi, sembrate dei veri parigini! Proviamo più velocemente adesso! Window, door, window, door, window, door, window, door, window, 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 window. Ah! Signora Jules! Todd mi sta tirando la coda di cavallo! No, non è vero! Io la tenevo ferma quando lei muoveva la testa! Todd? Don't pull her ponytail! Oh, chiedo scusa, io volevo dire, Todd, non tirarle più la coda di cavallo. Ma è stato solo un incidente. Un incidente che si chiama amore. Davvero? No. No, non è stato un incidente o no, non sei innamorato? Sì, no, volevo dire... Lo vedi? L'amore è davvero una cosa complicata. Ma io ti capisco. Tirando la coda di cavallo di Maurizio, secondo me, hai trovato il modo di esprimere i tuoi sentimenti per lei. Proprio come fa lei prendendoti sempre a pugni. Cosa? È una fortuna che vi siete finalmente dichiarati! Adesso potete stare insieme! No, non è andata affatto così! Guarda, noi siamo seduti così vicini che i suoi capelli mi sbattono sempre in faccia, per cui li ho fermati così! Maurizio, per favore, adesso avvoltati di qua e guarda The Teacher! Che sarai io! Subito, signora Jules! Ah! Todd mi ha di nuovo tirato la coda di cavallo! Cosa? No, non è vero! Voglio dire... Ups, scusa. Lo sai? Mi hai fatto veramente male stavolta. E io intendo male sul serio! Todd, tirali di nuovo la coda di cavallo e io sarò costretta a rimandarti a casa sullo scuolabus dei bambini dell'asilo. Dove potrai riflettere sul tuo amore per Maurizio. Ah. Ehi, guardate! Sono un uccello! No, ehi, non avvicinarti! Aiuto! Rimettimi giù! Guarda che non stavo dicendo sul serio! Todd, sono qui! Non ti va più di tirarmi? Andiamo, tirami! Ti ho detto di tirarmi! Dana, che stai facendo? Oh! Ma io non sono Dana, sono la coda di cavallo di Maurizio e so che hai una gran voglia di tirarmi, non è vero? No, io non voglio affatto tirarti e tu non puoi costringermi ad innamorarmi, coda di cavallo. E perché prima mi hai tirato allora? Qui lo sappiamo tutti che è il modo in cui esprimi il tuo amore per Maurizio. Dai, perché non mi tiri? No, senti, lei mi odia e se le ho tirato i capelli l'ho fatto soltanto per caso. In realtà noi due non abbiamo niente in comune se non la scuola. L'amore fa miracoli. Todd, adesso tirami! No, io ora non ho nessuna intenzione di tirarti. No, voglio dire, nessuno farà del male a Maurizio, meno che mai tu, coda di cavallo, Dana o chiunque tu sia. Todd mi ha tirato di nuovo la coda di cavallo! Guarda che stavolta mi hai fatto male sul serio! Ma io non c'entro niente, è stata la coda di cavallo a dire che voleva essere tirata! Io ho solo cercato di proteggerti, davvero! Todd, questa è forse la bugia più grossa che abbia mai sentito! Aiuto! Qualcuno mi salvi! Sto arrivando! Non preoccuparti, angelo custode, adesso sta a me renderti il favore! Todd! Ehi, aspetta!
Io sono soltanto venuta a dirti che so tutto quanto. Parlo del banco, della coda di cavallo e di come Dana stia cercando di farti innamorare di me. Sul serio? E so anche che tu volevi solo aiutarmi, ma credimi, io non ti odio e soprattutto non voglio che... Lo sai, che tu sia costretto a fare niente. Grazie. Ecco. Non preoccuparti, angelo custode, questa volta ci proteggeremo a vicenda. Sì, lei pensava davvero che costringendoti a tirarmi la coda di cavallo ci avrebbe fatto mettere insieme. Voglio dire, questo è veramente ridicolo. Già, è proprio ridicolo. Allora ci sei riuscito di nuovo, angelo custode. Grazie. Ecco, è stato un vero piacere. Bene. Ora è meglio che vada. Ci vediamo. Oh! Ecco un altro grande trionfo di San Valentino. Io non vedo l'ora che arrivi il giorno di San Patrizio. La supplente. Quel latte per pranzo. Scusi il ritardo, signora Jules. Io sono rimasto... Ma dov'è la signora Jules? È giù in riunione. Oggi ci farà lezione un supplente mentre tutti gli insegnanti sono stati convocati dal preside per discutere di cose importanti. Punto uno della discussione. Quanto potete abbassarvi? Ed ora via con il limbo! Signor K, di nuovo lasciato acceso l'impianto di amplificazione interna. I ragazzi hanno sentito tutto. E allora che cosa vuoi che mi interessi, Luis? Questa è una riunione solo per insegnanti. Limbo, limbo, tutti insieme. Limbo, limbo, tutti insieme. Limbo, limbo, tutti insieme. Limbo. Oh, come non detto, signor K. E vai. Preside Kitzwater, io stavo giusto dando un'occhiatina all'elenco dei supplenti e credo proprio ci sia stato un errore con la mia classe. Hop, signorine! Hop, signorine! Hop, signorine! Hop, signorine! Ora, che altro succederà? Il nostro supplente sarà qui a momenti. Ci mettono sempre di più ad arrivare all'ultimo piano. Ehi, questo deve essere lui. Sta parlando l'insegnante. Che cosa? Ma voi pensate davvero che quello sia il nostro supplente? Perché? Vedi forse qualche altro maestro qui dentro? Beh, no, ma quella è una mucca. E tra l'altro la scuola oggi è piena di mucche. Sì, è vero, ma nessuna di loro è mai entrata in una classe prima d'ora. Sì, è vero. Ehi, qui c'è scritto che si chiama signora Bellamy. Buongiorno, signora Bellamy. Ma non è possibile. Benvenuta nella nostra classe, signora Bellamy. Io non so se la signora Jules ha avuto modo di parlarle del nostro programma, ma ne ho una copia completa nel mio schedario. L'ho ribattuto e rimpaginato e l'ho anche profumato con la sua essenza preferita, super margheritoso. Basta giocare! Mi piace molto questa sua visione della scuola, signora Bellamy. Niente lezioni strutturate né programmi statici. Tutto questo è davvero assurdo. Todd, fa come dice la maestra o scriverà il tuo nome tra quello dei cattivi e ti rimanderà a casa con lo scolabus dell'asilo. Lei può farlo. Sarà assurdo, ma non posso permettermi di correre il rischio. Preside Kitzwater? No, mi dispiace, ma oggi non sono il preside Kitzwater.
Oggi sono il grande capo della festa degli insegnanti! D'accordo, ma io sono sempre preoccupata per la situazione che potrebbe essersi creata nella mia classe. Ora, se potessi andare lassù a dare un'occhiata ai miei... com'è che si chiamano quelle piccole scimmiette? Alunni, sì, loro! Cosa? E abbandonare la festa? No, voglio dire, la riunione degli insegnanti? Se lo scordi! Va tutto bene, voi lasciate fare a me. E adesso faremo un giochino che aumenterà la fiducia tra di noi. Sarà divertente. Ecco come funziona. Io chiudo gli occhi, mi lascerò andare e farò affidamento sul vostro sostegno. State attenti, ora chiudo gli occhi, mi lascio andare all'indietro e... No. Non è affatto così che funziona. Si basa tutto sulla fiducia, perché io conto sul fatto che voi mi sosteniate. Avanti, ora proviamoci di nuovo. Io chiudo gli occhi, mi lascio andare e... D'accordo, stavolta davvero. Chiudo gli occhi, mi lascio andare. Chiudo gli occhi, mi lascio andare. Chiudo gli occhi, mi lascio andare. Dana! Non adesso, Todd! Dobbiamo prima finire il sussidiario! Cosa? Ne ho mangiato più di quanto ne abbia letto! Lo so, questo vale per tutti noi! Non trovi che la signora Bella mi sia una maestra fantastica? Ora si sta mangiando una scatola di penne! Smettila di criticare la maestra! E poi sentiamo, tu che cosa ne sai di educazione alternativa? Molto, devo dire! La mia vecchia scuola aveva diverse lezioni alternative. La maestra cercava sempre di farci ragionare e poi ci faceva parlare delle nostre sensazioni. Sul serio? Questo è davvero alternativo! Lei che ne dice, signora Bellamy? Visto? Ha agitato la penna! Vuole che scriviamo le nostre sensazioni! Ma questo è ridicolo! Signora Bellamy, chiedo il permesso di andare in bagno! Ma perché parlo con una mucca? Santo cielo! Sono di passaggio! Non è facile scrivere le proprie sensazioni, ne ho così tante! Forse devo prima organizzarle. Ecco il mio schedario delle sensazioni. Questa dice sole splendente, felicità. Questa invece dice mal di pancia, tristezza. Senti, tutto questo è assurdo. Per quanto tempo ancora lasceremo che quella maestra, voglio dire, quella mucca, o quello che è, insomma, per quanto la lasceremo dirigere la classe? Ora il mio schedario delle sensazioni dice sguardo di disapprovazione per il signor Guastafeste. Un guastafeste? Ma che vuol dire? A me piace giocare! È quella mucca che... Secondo voi io sono un guastafeste? Guarda, Todd, io ho scritto tutte le mie sensazioni. E tu che hai scritto? Forse qualcosa che riguarda me? No. Ma mi stavo giusto chiedendo una cosa. Secondo me tutto deve avere un senso. Ed una classe diretta da una mucca non ha alcun senso per me, giusto? Voglio dire, io sono davvero un guastafeste. Ah, certo, sei un professionista. Ma mi piaci lo stesso. La signora Bella mi se ne sta andando! La mia maestra preferita se ne va. Cominciare a piangere subito. Senti, è la signora Jules? Torni indietro, è troppo pericoloso continuare! Io devo raggiungere le mie scimmiette, voglio dire, i miei alunni! Charlie, non credo di averti mai visto sveglia in classe prima d'ora. Steven, non credo di averti mai visto toglierti la maschera di carnevale. È tutto per la signora Bellamy. Lei mi è stata di grande ispirazione. Niente più orecchie da elfo! Oh, ecco, mi scusi tanto. Io non so come spiegarglielo, ma la nostra classe è completamente diversa adesso. Tutti i miei compagni sembrano più svegli, più sereni. Direi quasi più equilibrati emotivamente. Addirittura più gentili, voglio dire. Per la prima volta oggi Mauricia stava per darmi un pugno e non l'ha fatto. Signora Bellamy, in qualche modo lei è riuscita a migliorare questa classe. Prima pensavo che fosse solo una mucca che si era intrufolata qui dentro, ma adesso ho capito che lei è una mucca che è entrata nei nostri cuori. Yeah! Yeah!
davvero per capire che questo è il momento più triste della mia vita. Persino il cielo sta piangendo. La signora Jones! Ragazzi, ero così preoccupata per voi. Ah, ma non era il caso. Oggi noi abbiamo avuto la miglior supplente della storia, vero Todd? Sì, devo proprio ammetterlo. La signora Bellamy era davvero fantastica. La signora chi? La signora Bellamy. Era lei la nostra supplente. Non la conosce? Vedete, la ragione per cui ero così preoccupata è che ho visto l'elenco dei supplenti che ha chiamato il preside e purtroppo ha dimenticato di chiamarne una per la nostra classe. Cosa? No, sta scherzando! Sta dicendo che la signora Bellamy in realtà non era la nostra supplente? Proprio così. Che aspetto aveva? Era una vera mucca. Todd, non ci si riferisce così ad un insegnante. Ora il tuo nome finirà dritto sulla lavagna. Quello che Todd stava cercando di dire è che ci è mancata signora Bell... Voglio dire, signora Jules. Ma che carini. E ditemi, che cosa avete fatto durante la mia assenza? Todd, non dovevi cancellare il tuo nome dalla lavagna. Mi dispiace molto, ma oggi tornerai a casa con lo scuolabus dell'asilo. Ma signora Jules... Vada per lo scuolabus dell'asilo. È bello riaverla in classe, signora Jules. D'accordo, allora per l'ultima volta io chiudo gli occhi, mi lascio andare all'indietro e... Ehi, mi avete sorretto! Hai mai pensato di darti all'insegnamento?